Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, io sono Fox e questo è un nuovo pacco che oggi apriremo insieme. Ragazzi, ho preso questo utensile perché alla fine è un'attrezzatura perché arriva la stagione estiva, ok? L'impianto solare fotovoltaico ha determinati componenti che durante il normale uso possono riscaldarsi, ok? Bene. E oggi, ragazzi, con questo gingillo super tecnologico, ragazzi, qua c'è tanta di quella tecnologia nascosta che veramente, ragazzi, eccolo qui, packaging bello. Qua abbiamo il numero di serie. Andiamo ad aprire la nostra bella scatolina, tentando di non rovinarla. Vevor è il brand. Sotto in descrizione trovate il link con un ottimo prezzo. Questa, ragazzi, è una termocamera con display, ovviamente a infrarossi. Ha un buon range di misurazione che ora vi dirò. Qui c'è il manuale, ok, in lingua inglese e cinese. In italiano no, non c'è. Ha una batteria interna, si ricarica e ha in dotazione anche la memoria, ok, una micro SD. Questo, ragazzi, è la nostra termocamera, cioè io la desideravo da tantissimi anni, ragazzi, perché è un gioiellino davvero davvero interessante per chi come me ama la tecnologia. Te la faccio vedere da più vicino, eccola qui. Questa è la parte del display, tasto on off, tasto torna indietro, tasto play e torcia, perché anche sul frontale, oltre agli obiettivi, ci sono anche dei LED bianchi di potenza. Come vedi, non è grande eccessivamente, ma neanche piccola eccessivamente. Per la connessione al computer e per la ricarica vanno utilizzate USB Type-C, ok? Qui invece c'è lo slot per la nostra micro SD in dotazione, perché, ragazzi, sì, questa vai a connetterla anche al PC per scaricare tutte le foto. Eccolo qui, questo è il cavetto USB-USB-C, e invece qui c'è la nostra micro SD che ora io vado a togliere. È una 16 GB, ok? Perciò vedi, ti danno anche integrato nel prezzo la micro SD. Vado a metterla nello slot, girata così, ok? Faccio pressione, tic, bloccata. Bene, bene, ora la memoria c'è. Prima accensione, ragazzi, la sto accendendo con voi, eh? Mai utilizzato una roba simile in vita mia. Mai. Clicco il rosso e il display si accende. Eccolo qui, Vevor. Caricamento del sistema, perché sì, ragazzi, ha un sistema operativo, eh? Tanta tanta roba. Inizializzazione, sicuramente starà caricando le icone, la grafica, il layout, ok. Questo è il joypad, scendo e vado a selezionare giustamente la mia lingua, italiano centrale. Gli do la data di oggi, ecco qui. Clicco ok ed è partita, ragazzi, già direttamente è partita. E allora, per fartela vedere meglio, spengo
le luci, ok, e ora vedremo. Allora, ragazzi, io ora sto inquadrando, spero che riusciamo a vedere la mia parete. Ok, mi metto un po' più alto. Ok, la mia parete è il componente più caldo di questa parete. Ok, io inquadro tutto quello che c'è qui, ok? Questa zona. Cosa c'è di più caldo? Ok, guarda. Qui mi spuntano dei mirini, ok? Mirini dove mi danno la temperatura più alta e la temperatura più bassa. La temperatura più alta va sul colore bianco della grafica ed è 40 gradi circa, 41 ora, ed è l'alimentatore switching che io ora ti faccio vedere. Guarda, mi avvicino così lo becchiamo frontalmente. Perfetto. Vedi? Questa è la grafica. Quello è l'alimentatore switching, poi tutto il resto, come vedi, è un blu. C'è anche l'alone, tutto sotto del calore, qui sotto c'è altro calore. Perché? Perché qui ci sono altri componenti elettronici, ci sono altre schede elettroniche, però attualmente la parte più calda è e resta l'alimentatore switching interno, dove possiamo sia andare a vedere gli scatti che abbiamo fatto. Basta andare a cliccare il tasto play, questo qui, e ci apre appunto il nostro menu. Il menu che se andiamo a cliccare, poi ci trova la foto appunto che abbiamo salvato, che è appunto quella di prima. Col tasto torna indietro, usciamo. Se invece vado a cliccare questo qui, si accendono i LED, come vi dicevo, i LED bianchi. Per illuminare, per esempio, di notte dobbiamo fare una misurazione su un'apparecchiatura e non c'è luce, ci accendiamo i LED e lei, ragazzi, farà la misurazione precisamente dove noi vogliamo. In più, possiamo anche aprire una sorta di menu andando a cliccare questo centrale, ok? Cliccando questo centrale ci apre qua sotto tre icone e ci dà misurazione, poi pseudocolore. Questo, ragazzi, pseudocolore sta a significare che il sistema può cambiare la scala cromatica. Cioè, ora siamo con colori che vanno dal giallo chiarissimo al blu scurissimo. Se invece io vado a cliccare qui, posso scegliere un bianco e nero, per esempio, dove i punti più caldi sono i neri, i punti più freddi sono i bianchi, o al contrario, questo dove i punti bianchi, ok, sono i caldi e neri sono, ti faccio vedere, vedi? Ora siamo in bianco e nero, qui dov'è? Se tu vedi, l'alimentatore è sempre più caldo e lo mostra in bianco. Mettiamo a fuoco, vediamo se riusciamo a fare una bella messa a fuoco. Poi abbiamo comunque colore che è questo qui, o colore che è questo qui, dove c'è anche il verde, dove c'è anche il rosso e diciamo il blu. Ok, questo potrebbe essere anche carino, ma questa sta ancora più, diciamo, a mio avviso è ancora più carina da vedere. Andiamo a settare questa, perfetto. E ora abbiamo i rossi, ok, dove si inizia a salire di temperatura. Abbiamo i blu con varie sfumature e abbiamo anche i verdi. I verdi ci indicano temperature intermedie, ok. I gialli vanno su una temperatura un po' più alta. Ecco qui, vedi? Eccolo qui. Funziona, ragazzi, funziona alla grande. Ora io provo a fare una foto. Ok, mi metto così. Ok, fatta. La salviamo cliccando qui sulla.
ok, sulla memoria, e vi faccio vedere la foto che abbiamo fatto. Peccato solo che non è touch. Peccato solo che non è touch. Vedi? Questa è la mia faccia fotografata dalla termocamera. Te la metto comunque anche qui in sovraimpressione, così potrete vedere le differenze della temperatura, che va da un 36, la parte più chiara, a un 24 circa, anzi 21, la parte blu in scuro. Ragazzi, questo è stato solo il primo video di presentazione di questo bellissimo aggeggio tecnologico. Faremo più avanti il test sull'impianto, perché voglio andare appunto a vedere le temperature di lavoro. Ragazzi, non costa tanto, ma non costa neanche poco. È un piccolo investimento, ma molto utile. Perché, ragazzi? Perché dobbiamo sempre avere tutto sotto controllo. Un impianto fotovoltaico off-grid, fai da te, e necessita anche di manutenzione, come tutto. E tra la manutenzione c'è anche da stare attenti alle temperature. Di che cosa? Abbiamo detto dell'inverter, dei fusibili, perché ci sono i fusibili, per esempio quelli ripristinabili. Come funzionano? È una lamella di metallo che si surriscalda e poi cosa fa? Pa! Apre il circuito. Perciò, se lei si è aperta, vuol dire che quella lamella là dentro ha avuto un'elevazione di temperatura. Perciò noi con questo possiamo sapere in qualsiasi momento i fusibili, i cavi, la batteria stessa, le celle, il bus bar, cioè le staffe di connessione delle celle. Possiamo sapere in qualsiasi momento le temperature ed avere tutto, ripeto, tutto bello, chiaro e a disposizione. In confezione c'è anche questo, che è sicuramente un bel astuccio. Vediamo se è vero. Sì, ragazzi, questo è un bel astuccio. Questo è un bel astuccio. La prendiamo, la spegniamo. Ok, si spegne con molta, ragazzi, cura, perché è sempre un prodotto molto molto delicato, eh? La mettiamo dentro, ok, eccola qui, e la conserviamo, ragazzi, e la conserviamo. Per la scheda tecnica avete già visto qui in sovraimpressione passare tutte le varie informazioni dettagliate sul termocamera. Ripeto, se siete interessati andate sotto nel link in descrizione. Ha un costo non eccessivo, un piccolo sconto anche per tutti gli interessati, grazie a Vevor. Ciao ragazzi, a tutti e al prossimo video.